sui 7 giorni Barry sarà a Goodwood. Speriamo anche la sua auto. Questi sono i miei cani, Dusty e Cooper. Perdono un sacco di peli. Ce n'è dappertutto. Sono schiavo dei loro peli. E questo cos'è? Swiffer raccoglie tre volte. Abbiamo preso meno. Olga, buongiorno. Ah no, questo è verde, è ancora rosso per me. Buongiorno. Allora, oggi è il primo vlog di luglio. Credo almeno che sia il primo, non lo so. Ieri era domenica, siamo rimasti a casa perché Marco ha staccato tardi da lavoro. Poi non si sentiva bene, quindi il pomeriggio non siamo usciti. Siamo usciti verso le 7, siamo andati a fare un giretto al centro commerciale all'outlet di Castel Romano e sono andata da H&M e ho comprato un paio di ciabattine e un pantaloncino e un vestitino. In realtà io ero già andata da H&M il giorno prima. Non avevo trovato niente di particolare, avevo visto un paio di ciabattine con il fiocco color salmone, no salmone, color senape, giallo senape, solo che non mi andava di fare la fila solo per quelle scarpe, c'era una marea di gente, poi era il primo giorno dei saldi, figuratevi, e quindi l'ho lasciata lì. Ovviamente poi ieri quando sono tornata il numero non c'era più, però ne ho preso un altro paio, il modello è lo stesso, cambia la fantasia. Comunque carine, allora più carine quelle gialle, però va bene. E poi ho preso un paio di pantaloncini e un vestitino su cui non avrei scommesso, invece è carino. E poi sono andata da Douglas sempre all'outlet e ho preso un siero, non mi ricordo adesso di che marca, dopo vi metterò su Instagram la fotografia stasera perché adesso ce l'ho a casa a Tardea, vi metterò la fotografia così ve lo faccio vedere e magari se vi va vi dite anche quello che ne pensate. Questo fa retromarcia e non guarda nemmeno se arriva qualcuno, incoraggiante questa cosa. Che altro? Io sinceramente oggi non so a pranzo cosa mangiare. Mangerò della ciccia, credo. Ho la ciccia. No, la ciccia no. Forse il melone col prosciutto. Boh, adesso vediamo quello che c'è nel frigorifero. Quindi andiamo all'impronta proprio. E niente, niente di che. Sabato sono andata invece a Roma, in centro. Non in centro, oddio, che dico, parole random proprio. Sono andata a Roma a comprare alcune cose che mi servivano per il matrimonio, per fare le bomboniere, perché qui a Ostia non c'erano e ho speso l'ira di Dio perché ho trovato anche il cake topper e altre cose appunto che mi servivano. Poi ho preso anche cose per la casa perché questo è un grande centro di articoli di casalinghi e anche articoli appunto da regalo, da decorazione, per il fai da te, e quindi appunto ho speso una marea di soldi, sono povera. Adesso sono quasi arrivata a casa, se questa capisce cosa deve fare della sua vita. No, non lo capisce, fa la passeggiata, dice, posso entrare via? No, come al solito, parcheggerò fuori. E niente, fa caldo, perché fa caldo, fanno 31 gradi in questo momento. Io prima ho avuto la pazzia di non accendere l'aria condizionata, stavo per morire. E infatti adesso l'ho accesa e posso anche tenere i capelli sciolti. Ma forse devo andare un po' più avanti. Sì, ok. E basta. Adesso vado a casa, pranzo e mi riposo. E ci vediamo dopo. Ciao! Non so, però è un video che io faccio.
sono mandato. Buonasera! Buonasera proprio perché facciamo un po' più di luce. Vediamo un po', ecco. Salve! Buonasera! Come va? Come va? È da un po' che non faccio, penso, spezzoni di vlog, credo. Comunque lo scopriremo solo quando farò il montaggio dei video. Oggi è il 18 luglio. È il 18 luglio e mancano meno di 100 giorni al matrimonio. L'altro giorno stavo guardando appunto l'applicazione che mi fa il countdown e ho visto che mancavano meno di 100 giorni e ho fatto oddio, mi inizia a prendere ansia prematrimoniale e quindi mi è preso un attimo un momento di panico, però poi ho fatto il punto della situazione e non sto messa male, quindi va più che bene. E oggi invece sono andata all'ora di pranzo a fare una visita dermatologica perché non so se si vedono qui anche da un'altra parte, vedo qui anche qui sul sopracciglio ho delle piccole bollicine e volevo appunto sapere da cosa dipendessero, visto che comunque bolle di acne non sono, perché comunque non vanno via. Ho pensato magari potessero essere delle piccole cisti o comunque qualcosa di differente. E allora sono andata alla dermatologa e praticamente mi ha detto che siccome io ho la rosacea, infatti qua sono sempre rossa, no? Perché sono i capillari che si infiammano, la rosacea, da quel che ho capito, potrebbe non essere così però, e sono anche soggetta, proprio perché ho la rosacea, a queste bollicine. Per tenerle sotto controllo mi ha dato due creme da usare, una la mattina e una la sera, un integratore di vitamina B6 per fortificare i capillari e un latte detergente da utilizzare come punto detergente quotidiano. Ah, l'autobus è rotto. Detergente quotidiano. E quindi appunto mi ha dato queste cose da prendere. In più avevo qui qui a destra, questa è la sinistra, comunque va bene, avevo qui sulla sinistra una macchia che non sapevo che cosa fosse, gliel'ho fatta vedere e praticamente ha detto che era tipo una verruchetta e me l'ha bruciata subito con la crioterapia, non so che cosa ha usato. Infatti adesso ho questa bolla che sembra che c'ho un brufolo mega galattico che mi sta per esplodere. In realtà è appunto la crioterapia che ha bruciato la verruchetta e adesso poi dovrà fare la crosticina e cadere per conto suo. Mi ha detto: mi raccomando, non ti toccare. Ho detto: ma mi rimane la cicatrice, qualcosa? No, niente, non ti rimane niente se non te la tocchi, fatto apposta, non me la toccherò mai. E la mia paura è che potesse essere la stessa cosa che avevo sul labbro, quindi i capillari ingrossati che poi erano esplosi. Dovrebbero essere due cose differenti. Nel dubbio, vabbè, finché non crescono, non credo di avere grandi problemi, cioè non mi creano problemi, perché comunque quello sul labbro mi dava fastidio perché comunque sanguinava, poi era proprio qua sul labbro, quindi era fastidioso. Quest'altro, finché sono piccoli, cioè sono innocui e praticamente come se non ci fossero. Giusto questo qui, ogni tanto leggermente prude, ma cioè un prurito che faccio così è già passato, quindi proprio una cosa minima. E quindi appunto sono andata dalla dermatologa a fare queste cose. Questo se butta, non lo so, buttate, no, buttate così ti fa investire. Oh, santa polenta. Che carina la macchinetta. E niente, quindi praticamente è andata così oggi. Poi vabbè, sono tornata comunque al lavoro, perché allora sono andata a Marco, mi è venuto a prendere a 12:15, siamo andati lì e poi siamo andati appunto a mangiare e poi alle 3:30 sono tornata al lavoro, quindi non è che
sia stata questa giornata così, wow. E poi basta, domani sera andremo, credo, a cena a casa dei miei amici, così diamo anche a loro le partecipazioni, perché io ho iniziato a già distribuirle ai parenti che stanno in giro per l'Italia, sono già state distribuite, i parenti questi più vicini pure sono state distribuite, quindi mancano i miei amici e un altro paio di parenti barra amici di famiglia, che gli incarichi sono stati dati uno a mio padre e uno a mia madre, quindi per quello vedremo quando lo fanno, quando eseguono. E poi mancano quelli di Marco, che deve appunto fare il suo la sua parte, recuperando gli indirizzi dei suoi parenti, perché quella è una cosa che spetta a lui, quindi non mi ci posso mettere io a farlo. Detto questo, vi saluto, al prossimo spezzone, se ci sarà, se no in ogni caso ciao e un saluto, ciao. Aspettate. Ok, là. Oh madonna, oh mon dieu. Buongiorno, come va? Oggi è il 23, credo il 23 di luglio. E fa schifo il tempo, fondamentalmente, ma potete vederlo anche dalla luce che c'è. Praticamente sta piovendo non so da che ora. Io mi sono svegliata che erano le 6:30, poi ho fatto un'altra mezz'oretta, però un'altra oretta, anzi, mi sono svegliata alle 6:30 e diluviava, quindi credo che avesse già iniziato da forse da una mezz'oretta, boh. E qualche piccolo aggiornamento del periodo. 3 giorni fa Mia è scappata, il cane, però Porella non è colpa sua, non è colpa di nessuno, quanto piuttosto è colpa di chi ha lasciato un cane vagabondare. Non so se questo cane ha una famiglia, un proprietario o meno. Fatto sta che mio suocero con Mia stavano facendo la loro passeggiata quotidiana, che lui la porta a passeggio tutte le mattine, e a un certo punto si è avvicinato questo cane grande, perché comunque era un cane molto più grande rispetto a Mia. Ovviamente Mia si è spaventata, mio suocero nel tentativo di tenere a distanza il cane teneva anche comunque Mia però c'aveva talmente tanta paura che si è tutta svincolata. Poi lei non è che sia un cane così agile e scattante, è riuscito a togliersi la pettorina e è scappata. Però Mia è un cane abbastanza intelligente e conosce bene anche il percorso per tornare a casa, perché comunque loro bene o male fanno sempre lo stesso giro. Quindi lei ha finito il giro suo e è arrivata davanti casa. Qualcuno della zona che la conosce l'aveva già incrociata, infatti aveva cercato anche di riprenderla, però Mia era troppo spaventata. E fatto sta che Mia è arrivata davanti casa, ha visto il cancello chiuso, perché comunque era chiuso il cancello, neanche lasciamo il cancello aperto così, e ha ripreso a fare il giro. E subito, ovviamente, non appena il vicino che ha visto Mia passare ci ha avvisato, Marco si è messo subito in macchina a cercarla, io aspettavo a casa per nel caso tornasse a casa, e Bruno pure è andato a cercarla. Fatto sta che infatti poi dopo un po' l'ha trovata Bruno. Alcuni vicini già l'avevano vista, c'erano anche degli operai che ci hanno indicato verso che direzione era andata, e è appunto stata ritrovata. Mia non ha il collarino, quello, diciamo, quello girocollo, perché fa un casino, poi le dà fastidio, e però comunque ha il chip, quindi io comunque stavo tranquilla, perché eventualmente se qualcuno l'avesse trovata, comunque la prima cosa che fai è la porti al veterinario, quindi appunto se ha il chip. E poi comunque avevo già fatto partire il tam tam su Facebook, e poi comunque è stata ritrovata praticamente subito. Poverina, però nello svincolarsi lei già aveva forse messo male la zampetta nei giorni scorsi, nello svincolarsi si è rifatta male alla zampa,
poi correndo ha peggiorato ovviamente la situazione e adesso ha la zampina di dietro che le fa male, infatti l'hanno già portata al veterinario e sta sotto cura, però gli ha fatto prendere un colpo la Danetta, perché comunque lei è un cane comunque casalingo, non è abituata a procacciarsi il cibo da sola né a difendersi dagli altri cani, anzi è fondamentalmente una fregnona, perché fa la bulla, fa il classico cane casalingo che fa la bulla dietro al cancello quando è tenuta al guinzaglio, ma se ti cade il guinzaglio o comunque sta libera scappa, oppure ti dà il guinzaglio e ti dice tieni, proteggimi, una cosa del genere. E però vabbè, tutto bene, quello che finisce bene, adesso sta a casa viziata e coccolata, perché ovviamente è acciaccatella, questa zampetta che gli fa male, sta molto meglio, il primo giorno non si muoveva proprio, adesso comunque qualche volta riesce a scendere, a risalire, quando inizia a fare, no? Quando sente che con Marco cuciniamo per cena e pranzo scende giù per cercare di rimediarci qualche cosa, e quindi così. Per il resto nient'altro, perché questo fine settimana fondamentalmente non abbiamo fatto niente. Sabato pomeriggio siamo rimasti a casa, cioè io proprio stavo in coma, quindi ho pressoché dormito tutto il pomeriggio. Domenica la mattina, che abbiamo fatto domenica mattina? Niente, anche domenica mattina non abbiamo fatto niente. E poi Marco pomeriggio comunque lavorava, quindi andato al lavoro, io poi il pomeriggio Marco è andato al lavoro e io sono rimasta a casa, ho dato una pulita, ho fatto qualche lavoro domestico, quindi ho pulito la camera da letto, ho pulito il mobile grande della televisione al soggiorno e niente di sconvolgente fondamentalmente. Poi non mi andava particolarmente neanche di uscire, quindi me ne sono stata a casa in panciolle, in pieno relax, quindi è stata una giornata dedicata al relax. Questo è fermo così, non si sa per quale motivo, non si sa niente, è ferma così, ha messo le frecce all'ultimo minuto, bravo, complimenti, così si fa. E niente, detto questo, io vi saluto, vi rimando al prossimo spezzone di video se ci sarà, se no vi saluto, baci e abbracci, non così perché così è brutto, ma così, e al prossimo video, ciao!